Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a questo nuovo video. Per la prima volta sono su Black Ops 2. Come probabilmente molti di voi hanno visto, l'ho preso da qualche giorno e probabilmente l'avete visto dalla mia pagina Facebook, che ovviamente è linkata qui se volete, appunto, se ancora non sapevate che io avevo la pagina e volete iscrivervi. Comunque questa è una modalità che si chiama cioè in Battlefield è maestro d'armi, ora non mi ricordo come si chiama qui, comunque il concetto è lo stesso, ossia bisogna effettuare una kill con ogni arma e ogni volta che avviene la kill si passa all'arma successiva. Se si viene accoltellati si torna indietro di un'arma e ci sono le armi. All'inizio si parte con le pistole, poi si passa il fucile a pompa, poi le mitragliatrici, successivamente i cecchini e poi infine ci sono i lanciarazzi e il coltello da lancio, che secondo me è il più difficile, anche perché è fatto proprio apposta in modo che sia sempre più difficile andando verso la fine, credo. Poi in realtà la Magnum secondo me è la più difficile perché non colpisce. Come questa, io la Magnum la odio, né qui né su Battlefield non colpisce, cioè piuttosto spara a caso perché tanto non riesco a colpire. Comunque questa è la modalità cinema di questo gioco, che è diversa da Uncharted. Su Uncharted il file viene salvato in locale, mentre credo che qui venga salvato su un server, perché quando lo seleziona deve scaricarlo. E in più, dal modo in cui si muove il personaggio, sembra come se ci sia un leggero lag, quindi è come se sia la registrazione da parte dell'host o da parte del server. Non so bene com'è. Comunque un po' diverso. Difatti, cioè, vedo anche in molti video commenti di altra gente, di gente che si lamenta del fatto che i file cinema non vengono salvati. E quindi penso che sia per colpa di quello, perché comunque tipo su Uncharted sono nel locale. Poi una cosa, avete visto che ho ucciso questo tizio che era fermo? Erano tre partite che questo tizio era fermo, ma mi sembra strano che non lo butti fuori, forse perché la partita dura talmente poco che non ha il tempo, magari dopo 5 minuti lo butta fuori, non lo so dopo quanto tempo. La partita dura tipo 3 minuti perché comunque queste partite sono veloci. E non lo buttava fuori, boh, comunque mi ha regalato 1 o 2 kill alla fine, niente di speciale. E difatti vedete anche qua, sembra come se non l'ho preso, in realtà io l'avevo preso in pieno. Poi invece qua nel cinema non è perfetto, anche su Uncharted non è perfetto, però boh, io mi ricordavo che tipo sui video che vedevo commentary di gente su altri Call of Duty era più preciso il cinema. Comunque non lo so, alla fine va benissimo, cioè funzionare funziona, è particolare, molto diverso, si possono fare altre cose ma non ho capito bene come funziona. In ogni caso, il gioco non è niente male, il problema è che è veramente difficile perché io sono scarso, sono un povero nabbo, e gli altri invece sono fortissimi, la maggior parte, a meno che non trovo queste partite dove la gente più o meno è al mio livello e allora riesco a fare qualcosa. E come vedete sono al coltellino da lancio, che è impossibile. E comunque, boh, non mi piace molto il cecchino perché è molto difficile, molto più difficile rispetto agli altri codi. Ho giocato soltanto a MV2 un pochino, e qualche cecchinata riuscivo a farla, più che altro perché proprio il tempo che ci mette a prendere la mira è tantissimo, cioè fa un movimento come se fosse pesante proprio il cecchino, lo prende, lo sposta e mira, e ci mette tantissimo e quindi non riesco completamente, perché il tempo che fa quel movimento l'altro mi ha già ucciso. Comunque questa è la kill finale, che ha avuto un culo della madonna perché ho sparato la coltellinata e intanto lui mi ha ucciso. E boh, peccato che non c'è la kill cam finale nel cinema. Ho aspettato un po' ma come vedete non compare. E quindi queste sono le mie prime impressioni su Black Ops 2. Vi ringrazio per aver guardato e noi ci sentiamo a un prossimo video. Ciao.